Che cazzo succede, raga? E ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, benvenuti su 7 Day to Die. Benvenuti in questo veramente fantastico gioco. E stiamo per partire. Allora ragazzi, vogliamo partire, abbiamo deciso così, ok. Partiamo per una nuova missione. Prima di fare questo dobbiamo un attimino usiamo questa splint per fasciarci la gamba. Cerchiamo di lasciare qui, portiamoci dietro il minimo indispensabile, insomma. Questo non so, un fanalino, cosa sia questa roba qui. Poi un pezzo di tubo, del legno, delle pietre. E allora, questa non ci serve per adesso, smontare altre macchine. Questa lasciamola qui. L'alcol pure lo lasciamo qui. Questa se ci spezziamo una gamba, ma per il momento è ok. E questa la lasciamo qui. Benissimo. Delle guard ci potrebbero servire. Questo per scuoiare qualche animale. Abbiamo 32 pezzi di... questa è acqua sporca. Potremmo anche mollare l'acqua sporca, che non ci interessa. Ok, forse sarebbe meglio portarci un po' di roba da mangiare, perché non so quante ne troveremo in giro. Se siamo sfortunati magari ci moriamo. Allora, io porterei anche uno di questo, non si sa mai. Allora, portiamoci due scatolette di cibo. Se facciamo tre, va. Poi ci portiamo un... Questo ce lo mangiamo perché siamo, come vedete, l'ultima volta siamo infetti, se non sbaglio. Controlliamo subito. Perché... Allora, siamo... Sì, siamo infetti. Fra due ore ci trasformiamo. Che sfiga incredibile. Quindi... addirittura questo. Jar of Honey ci può far guarire, dice. Proviamo. Perché mi sembra di averlo visto prima. Lo sapevo. Eccolo, questo Jar of Honey. Proviamo. Mangio. Non mi dire. Veramente si è tolto. Assurdo. Non lo sapevo faceste da antibiotico. Vabbè, abbiamo risparmiato un pezzo di antibiotico, insomma. Quindi va bene. Allora, poi cosa ci vogliamo portare? Allora, il ferro lo possiamo. Questa jerry can qui la lasciamo stare. 150 ne sono veramente tanti, io direi. Facciamo così, ripariamo tutto prima di partire, ok? Tanto, ecco, queste sono... Allora, ripariamo. Ripariamo. Ok, perché sono belle cose rare, secondo me, questa, sì. Ripariamo. Ok. Mi sembra proprio una buona cosa questa. Ripariamola. Bene. Ok, ce ne teniamo una decina, ce ne portiamo dietro, non si sa mai. E mi basta, direi. Ma che cazzo è sto rumore fuori? Ma nel frattempo, ragazzi, è il 16° giorno e sinceramente è bella tosta la cosa. Di pietre ce ne possiamo fare quante ne vogliamo. Io direi lasciamo tutto qui, pietre e legno. Anzi, il legno mettiamolo, mi sa che l'abbiamo preso prima l'abbiamo preso prima. Perché? Non riesco a capire che sì. L'abbiamo preso prima da qua, esatto, perché non c'avevamo più niente, insomma. Vabbè, vediamo un po'. Dovremmo partire per... il ferro. Vabbè. La direzione qual è, insomma, cosa dobbiamo fare? Ok, mettiamoci questo qui. Siamo ben armati, 32. Io ne vorrei molte di più. Se avessimo altre piume, ne abbiamo 32 di piume. Attenzione, cioè, ce n'erano di piume, quindi prendiamo un po' di sassi e mangiamo prima di partire, in modo che siamo belli pieni. 92, ok, beviamo pure.
Ancora, sta bene, benissimo. E prendiamo del legno, ci facciamo altri dardi per la nostra balestra, perché sinceramente crossbow, ecco, crossbow, eccoli qua. Quante ne possiamo fare? Altri 32, fa benissimo. Per me va benissimo, veramente. Appena trovo altre piume, mentre si fanno questi altri, cerchiamo se ci fosse qualche altre piume. Non le abbiamo viste, no, questa volta no. Vabbè, potremmo portarci una di caffè, perché così possiamo correre all'impazzata, ragazzi, volendo. Come sta andando? Ok, ne abbiamo ben 54 dardi, va bene. E non ci porteremo altre armi, andiamo un po' all'avventura così. Questo ci serve per scuoiare. E lo mettiamo qui, così abbiamo la barra piena di queste cose qua. Benissimo, abbiamo finito. Abbiamo un totale di 64 dardi, che non è male, però vi ricordo che non è stato facile. Mentre sono le 23, volevo vedere se era possibile anche fare magari una zappa e piantare qualcosa prima di partire, ragazzi. Scusate questo cambio di rotta, però è una cosa conveniente, perché in modo che se riusciamo a fare qualcosa, io non so come si fa a strumenti, tool per, ecco, questa qui per esempio si può fare con legno e iron forge. Oh cazzo, sentite come sbattono i pezzi di merda, fanno cagare addosso a me. C'è poco da fare, allora. Ok, facciamone una bella zappetta, 25 secondi nel frattempo, e andiamo a vedere un po' se abbiamo un po' di con seed. Che cosa abbiamo per poter... Dobbiamo rafforzare anche gli spike domattina, appena usciamo rafforziamo un po' di spike e poi partiamo, perché non vorrei ritornare qui e non trovare assolutamente niente, ragazzi, niente di tutto ciò. Io direi forse sarebbe pure buono portarci un po' di torce, perché l'ultima volta ci sono ritornate molto utili, torce a morire. Quindi aspettate, che stavamo cercando i semi. E di semi niente, ragazzi, io non ne vedo. Pure le avevamo messe, forse sono giù nella base segreta. Ecco, questi cosi qua, ci sono dei semi, poi semi di patata, mi ricordo che erano usciti da dentro uno zombie. Ecco, 52, così risparmiamo spazio. Ok, eccoli qui, questi, potato seeds, ok. Quindi, non so assolutamente come fare, però noi ci proviamo. E, allora, mettiamoci questa un attimo, andiamo a vedere che possiamo fare. Mi sento comunque molto più al sicuro, raga, mi sento molto più al sicuro rispetto a... Allora, qui, se facessi per esempio qui, ok, così, tutto qui, ok, adesso sto facendo ok. Bene, e non so cosa sto facendo, ragazzi, ve lo giuro. Ma... Ok. Allora, prendiamo... Penso che forse basta mettere adesso questi semi. Vediamo un po' se li fa piantare. Non lo so. Non ho il pollice verde, ragazzi, Oh, cavolo, l'ho messo. Va, vado là. Ma va... E no, forse dobbiamo usare ancora la nostra zappetta. Vediamo. Allora. È come se preparasse il terreno. Che figata, ragazzi. Vabbè, mettiamolo qui. Io penso vicino l'acqua dovrebbe... Ma perché fa così? Ma no, che cazzo ho combinato? Che cazzo ho combinato? Vabbè, ho fatto un buco, ragazzi. Sono un disastro. Sono un disastro come... No, non riesco, ragazzi. Vabbè, vediamo queste due piante se crescono sta roba qua. Se no sono cazzi. Vabbè, la zappetta l'abbiamo messa. E... Potremmo
provare qui. Ok. Vediamo questa. Oh, l'ho visto. Bene, ha funzionato. Poi che cosa c'era? Anche questi altri due che non so minimamente cosa cazzo possono essere. Ok, mettiamo questo coso qua. Ok, non so cosa sia. Ma... ok. Niente, qua non vuole farlo. È come se fosse il tipo di terreno, cioè un terreno fertile. E altro no. Alcuni sì, alcuni no. Vabbè, comunque un po' di piante le abbiamo messe, per curiosità, proprio per il pollice verde, per capire come andrà questa cosa. Allora, questo lo posiamo. Quest'altri li posiamo. Mi dispiace che stavo sfondando tutto. Comunque, vabbè. Questo lo mettiamo qui e facciamoci un po' di torce. Perché, ecco, un po' ne facciamo. Perché non so dove. Facciamo. Tanto uno slot se lo occupano. Quindi facciamo una ventina, perché nel caso in cui non abbiamo la possibilità di vedere, sono sempre utili, ragazzi. Ok, li stiamo facendo molto velocemente. Benissimo, ok. Va bene, direi di posare il tutto. Ok. E ci stiamo preparando alla grande, ragazzi. Questa è una fase preparatoria, abbiate pazienza, ma è importante anche questa. Ok. Abbiamo la sabbia minimamente a cosa possa esserci utile. Questa è vuota e la mettiamo qui. Ok, abbiamo il minimo indispensabile, caffè. Una garza ce l'abbiamo. Un po' di ferro forse sarebbe. Ritorniamo. Oh, facciamone 15. Dai, 16, ok. Ci va benissimo, ragazzi. Aspettiamo la mattina e poi partiamo. Ragazzi, scusatemi questa puntata un po' così, un po' particolare, l'abbiamo dedicata al pollice verde, insomma, speriamo un pochino che l'acqua faccia, insomma, il suo compito e fa fiorire un po' di cose, in modo che magari poi possiamo fare le cose meglio arando, facendo dei solchi magari diversi, perché così è proprio una pozza d'acqua. Vabbè, comunque abbiamo questo cortile, signori, l'abbiamo fatto rinascere, insomma, eh. Diamo un'occhiata fuori se c'è qualcosa. Buio pesto, roba da cagarsi addosso proprio. Io direi prima di partire domani potremo metterci a costruire un po' di spike e andare a possiamo sfruttare questi 700 qua. Perché ha messo il coal? Ah, ma funziona come carburante anche questo, vabbè. Direi di metterne, di fare un po' di spike e poi magari la mattina andarli a mettere. E poi mi dicevate che addirittura si possono anche probabilmente aggiustare, cioè facendo col tasto destro con la nostra piccola cosa si potrebbero anche aggiustare, non lo so, vediamo un po'. Un po' di legno comunque va, facciamone un'ottantina, ok, via. Un minuto, vabbè. Ok, lasciamo così, così abbiamo questa possibilità. Ok. E niente, ragazzi, io direi per adesso questo è veramente tutto. Ci stiamo preparando a partire. Io pensavo di partire e andare da tutt'altra parte, andare da questa parte e vedere un po' che cosa c'è. Perché fino adesso abbiamo beccato questa città, questo desertone qui. Tra l'altro qui mi sembra una microcittà. Ah no, questo forse è il cimitero, ragazzi. Potremmo andare o oltre il cimitero verso sud. Però vedo il deserto, sono stufo di quel deserto, non ce la faccio più. Vorrei provare ad andare a vedere di qui. Se magari poi qui c'è dell'acqua, non si può andare. Ci dirigiamo subito verso, cambiamo rotta, andiamo verso sud, superiamo il cimitero, andiamo più avanti. E non andiamo in città questa volta, andiamo a sud scendendo da questa parte, che è una mappa enorme, e vediamo un attimino che cosa troviamo di nuovo, andiamo all'avventura, insomma. Molto, molto, molto bene, direi. Ok, questo è veramente tutto, ragazzi. Riposiamo, nel frattempo si sono fatti, abbiamo finito anche gli spike. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Oh cazzo. Puttana di una Eva. Che cazzo, raga. Ma
Ma porca di quella puttana. Che cazzo succede, raga? Ma vi rendete conto che dove... Oh cazzo, dove usciamo? Mortacci tua. Oh. Porca puttana, raga. Ha fatto sfondare la pianta, sto figlio di puttana. È entrato dentro, raga. Come cazzo è entrato dentro? Minchia, raga. Volevo fermare, ma qua è un macello. Ma come cazzo hanno fatto? Mortacci vostri. Ma avete visto? Beh, sicuramente dobbiamo rafforzare il tutto, eh. Disgraziato, mi hai fatto distruggere la pianta, brutto stronzo. Ma fa un culo, va. Cani, cose, cioè, veramente, ragazzi, cioè. Porca miseria, gli spariamo un qualcosa in culo, se lo becchiamo qua. Guarda, guarda quanti! Che cazzo è ancora? Morti ovunque. No, dobbiamo rimettere un po' di spike, ragazzi, prima di andare via. Qui vi stavo salutando, questo vi fa capire proprio com'è brutta la situazione. Va bene, ragazzi, adesso vi saluto sul serio. Con questo è tutto, mi è venuto un cagamento sotto di paura, veramente. Con questo è veramente tutto, ragazzi, e ci sentiamo, direi, alla prossima puntata, sperando di riuscire a fare qualcosa di buono. Mi ci stanno spaccando tutto questi disgraziati, proprio ce la fanno a pezzi mano a mano. 5, non abbiamo veramente molta poca roba. Va bene, ragazzi, con questo è veramente tutto. Adesso saluto sul serio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao, ragazzi.